Cominciamo perché poi la sua eccellenza perfetto ha degli altri impegni e deve andare. Mi dispiace che questa sera il Covid e cose varie ci hanno veramente falcidiato. Purtroppo vanno messe in conto anche queste situazioni. Quindi a voi che siete presenti veramente grazie di cuore. Per chi non ci conosce ancora, io sono Franca Guidotti, sono la responsabile della delegazione spesina di EWMD, European Women Management Development. È un network internazionale, da quasi 40 anni si occupa delle questioni al femminile, siamo sempre impegnate nel supportare tutte quelle donne che hanno voglia di crescere, sia nelle professioni ma anche nella loro vita personale, e tutto questo anche per far sì che si riesca a eliminare quelle differenze di genere che finora hanno penalizzato tutte le donne e diciamo, nel ricoprire incarichi di un certo livello. Il problema non solo è salariale, che sono sempre pagate di meno, quindi insomma sapete, no? Benissimo perché non è un giorno che si parla di queste cose. Abitualmente noi, quando facciamo le nostre iniziative, iniziamo con un piccolissimo filmato, che è il nostro, diciamo, una cosa istituzionale quasi, ed è proprio l'essenza di quello che è il nostro network. Se permettete, Enrico, grazie. Se, Grazie. sono solo veramente pochi secondi, chi l'ha già visto sa di cosa parlo, e qualcuno si commuoverà anche. È vero. Siamo perfettamente, cioè siamo molto convinte che la diversità è un valore e non è un impedimento, e quindi proprio per questo che cerchiamo di adoperarci affinché questa diversità sia trasformata in qualcosa di positivo. Bene, siamo qua stasera perché abbiamo una bellissima pubblicazione da presentare, bella perché, come la possiamo definire, Stefano? È una testimonianza importante di un evento purtroppo tragico, ma che vuole essere anche una testimonianza di forza, di volontà, di orgoglio di una città che si è messa in piedi nonostante tutto. Naturalmente, avete capito, parliamo del Ponte Morandi, un ponte che univa veramente le due, diciamo, il fulcro, no, della nostra viabilità ligure, ma anche nazionale, perché tutti quelli che vanno in Francia devono passare per forza di lì. È stata una ferita veramente incredibile. Io credo che da quel giorno qualcosa è cambiato anche dentro di noi. Io personalmente, ogni volta che passo su un viadotto o un ponte, non mi sento più sicura. Mi è nato questo senso di, no, timore, perché chissà. Poi oltretutto noi nella provincia di Spezia siamo stati toccati esattamente l'anno dopo, perché è crollato il ponte di Albiano, che non si è trasformato in una tragedia solo perché c'era il Covid e quindi erano tutti a casa in lockdown, perché è un ponte, anche quello, che è molto importante, che collega Toscana con la Liguria ed è abitualmente trafficatissimo, e quindi ha aumentato questo senso di insicurezza. E ci è sembrato bello, oltretutto,
portarlo qua a Spezia, questa presentazione, perché sappiamo che i nostri vigili del fuoco si sono resi partecipi di questa, nei soccorsi, anzi sono stati i primi ad accorrere, no? Quando si è saputa di questa tragedia. E quindi anche per rendere onore a loro, perché noi non finiremo mai di ringraziare questi uomini, giornalmente rischiano la propria vita per salvare la nostra. E quindi mi sembrava un atto anche di riconoscimento al loro operato. Mi spiace che la loro comandante non possa essere presente con noi, purtroppo il Covid l'ha colpita, però, sì, proprio stamattina, e quindi lei porta comunque i suoi saluti. E niente, io direi che possiamo iniziare. Sua Eccellenza il Prefetto, vuole dire qualcosa? Solo? Buongiorno a tutti. Ovviamente mi sento idealmente, quanto ministro dell'interno, assolutamente vicino ai Vigili del Fuoco, che ogni giorno fanno uno straordinario lavoro. Tra l'altro in provincia della Spezia ancora di più, perché il territorio è un territorio fragile e quindi ci sono, c'è un grosso impegno legato al territorio e è un territorio turistico, e lo dico, lo ricordo sempre, sono tanti gli interventi di gente imprudente o sui sentieri o in mare. Quindi grazie a loro, grazie ovviamente a, come dire, a tutti, dal primo all'ultimo, perché conosciamo tutti bene la loro abnegazione, il loro sacrificio. Ci sono piccoli e grandi eventi, è chiaro che Polcevera è un grande evento, però l'impegno che ci mettono è sempre lo stesso, la passione, il cuore e anche il rischio della vita personale, perché anche i Vigili del Fuoco rischiano, anche loro ci sono vittime del dovere, anche fra di loro, anche se a noi sembra tutto facile, perché spesso ci facciamo un'idea dei Vigili del Fuoco invincibili che passano in mezzo alle fiamme. Io, ecco, l'altra considerazione è questa. Il dibattito culturale intorno ai libri è fatto da uomini e donne, ciascuno di loro porta il loro contributo e il loro punto di vista, che qualche volta è diverso ma sempre complementare. Quindi io mi auguro che anche questo libro e la riflessione che poi ne faranno su questo libro, le persone che la leggeranno, potrà, come dire, scaturire un dibattito, perché questi incidenti non si ripetano più, un dibattito a cui donne e uomini portino, ripeto, il loro contributo a seconda della loro diversità e della loro complementarietà. Buon convegno e adesso la parola ovviamente all'autore del libro. Ancora un attimo, vorrei che abbiamo qui l'assessore Gagliardi, che è rappresentante del comune, quindi magari se... Grazie Franca, buonasera a tutti, grazie. Mi unisco anch'io al ringraziamento ai Vigili del Fuoco che tra l'altro in Liguria in modo quasi un po' da precursori sono nella saletta della protezione civile già da anni, quindi questo rappresenta un segnale importante per la nostra regione in tutte le gravi criticità che ci siamo trovati ad affrontare. Dicevo prima all'autore, naturalmente mi porto un saluto del sindaco e di tutta l'amministrazione, però dicevo l'autore che io avendo appena terminato il mandato parlamentare, quando è crollato il Ponte Morandi ero in commissione, proprio quella competente per questa materia, la commissione ambiente e lavori pubblici, e al di là della, cioè, del grande impegno che tutti noi abbiamo messo, devo dire che c'è stato uno sforzo emotivo che è andato oltre il lavoro e credo che questo sforzo sia lo stesso che hanno dovuto mettere gli autori nel ricostruire la vicenda, sia dal punto di vista delle testimonianze che dal punto di vista anche fotografico, visto che c'è una parte tutta di fotografie. È una cosa che è stata talmente tanto toccante, talmente tanto intima, talmente tanto di vicinanza e di quasi di vita, come se ci toccasse personalmente, che nessuno di noi ha mai pensato di accreditarsi un risultato o un merito in relazione a quei provvedimenti che stavamo elaborando. Era proprio un'unicità di intenti, tutti volevano che
che nel minore tempo possibile e che Genova ricevesse un segnale, che la cittadinanza ricevesse un segnale, che i parenti delle vittime, che la regione, che il paese, perché quell'immagine del ponte che crollava è stata un'immagine che nessuno di noi avrebbe mai pensato di poter vedere e di dover vedere, e quindi si doveva assolutamente superare quel momento. Spero che anche grazie a questa iniziativa e a tutte quelle che ci sono state in questi anni si possa riacquistare un po' di fiducia, perché come diceva Franca, a volte attraversando alcuni viadotti il pensiero viene a ciascuno di noi di poter vivere purtroppo un'esperienza così traumatica e quindi di poter anche un po' riacquistare la fiducia sapendo che forse quella situazione è stata veramente solo una situazione eccezionale e che da quella situazione abbiamo imparato che nulla può essere trascurato, che nulla deve essere trascurato e che ci deve essere un'attenzione dello Stato che è sopra a tutto il resto, sopra le concessioni, sopra gli interessi dei privati, sopra agli equilibri a volte anche politici che portano a fare determinate scelte. Lo Stato in questo caso è giusto che faccia lo Stato e io spero appunto che anche grazie a queste vostre attività divulgative avvenga, perché non si dimentichi quello che è accaduto. Grazie. Ora, prima di dare inizio e la parola al nostro editore, vorrei qua con noi colui che scrisse una bellissima pagina su Facebook, veramente commovente, che quando l'abbiamo letta ci sono venuti i brividi, e quindi mi fa piacere che chi l'ha scritta in prima persona ce lo legga. Ci ha portato già anche. Buonasera a tutti. È il 14 agosto. Alle ore 8 il turno inizia come tutti gli altri. Assemblea del personale per composizione delle squadre e assegnazione dei compiti. Poi il controllo automezzi. Il tempo per un caffè e alle 9 seconda assemblea per organizzare le attività della giornata. Lavori interni, addestramento e altre attività tecniche. Il tutto in assenza di chiamate per soccorso, naturalmente, perché in quel caso si interrompono tutte le attività in corso e i componenti della squadra chiamata a intervenire si portano velocemente nella zona dove indossano i dispositivi di protezione individuali necessari al tipo di intervento da effettuare. Il caposquadra comunica con la sala operativa per i dettagli, l'autista ha già messo in moto il mezzo idoneo, tutti a bordo, via, si parte. In ogni istante, durante il trascorrere delle 12 ore che compongono un turno, non sai mai cosa possa succedere nell'istante successivo. È così, è il tuo lavoro e negli anni impari a metabolizzarlo e a gestirlo. Ore 12 circa, il suono prolungato di una campana attira l'attenzione di tutto il personale. Tutti sanno che deve uscire la prima partenza e infatti, attenzione, prima partenza e squadra appoggio per crollo ponte a Genova. Questa è la chiamata che il collega addetto alla sala operativa divulga tramite gli altoparlanti. Si parte, non sappiamo ancora che si tratta del ponte. E gli interrogativi si affollano nelle nostre menti. Il come, i danni, i feriti, le vittime, le dinamiche, lo scenario che troveremo al nostro arrivo, le tecniche che dovremmo adottare. Funziona così il cervello del pompiere. Poi, strada facendo, i 5 dentro l'ABS, che sarebbe il camion dei pompieri, e i 2 dentro l'autogru, ricevono per radio la conferma che si tratta proprio di quel ponte. C'è un momento di silenzio tra di noi. Ognuno ha bisogno di digerire la notizia a suo modo, ma è un attimo. Si prosegue ad inseguire i ragionamenti di prima, si azzarda qualche ipotesi di strategia di intervento, si cerca di immaginare la proporzione del danno. Iniziano ad arrivare dalla rete
le prime foto della tragedia, mentre la sala operativa organizza il nostro trasferimento dal casello. A Genova Est ci aspettano due pattuglie dei carabinieri che ci scortano fino alla centrale Vigil Fuoco di Genova. Dopo poco veniamo mandati a lavorare sotto il troncone di Ponente, sotto al quale il ponte caduto ha coinvolto anche due capannoni. Per quanto ci si possa fare un'idea dalle foto, dalle immagini trasmesse in TV, vedere da vicino è impressionante. Iniziamo a lavorare per estrarre alcune vittime dai loro veicoli. Data la dinamica, le operazioni non sono facili. È tutto un groviglio di cemento, asfalto, ferro, vetro, porzioni di carreggiata precipitate a terra, manufatti non individuabili a colpo d'occhio. Tutto in un equilibrio quantomeno precario. Ostacola il percorso, ma ci si fa strada e si arriva. Gli USA, personale vigile del fuoco addestrato alla ricerca in questi ambiti, fornisce indicazioni precise sull'ubicazione delle persone e sulla sequenza di rimozione dei detriti, piuttosto che sulla necessità di demolire, di demolizione da seguire per arrivare a loro in sicurezza. Il pensiero del ponte sovrastante ci sfora. Forse abbiamo anche un po' paura, ma si lavora, la pioggia è cessata, ci sono quelle persone da recuperare, sempre con la speranza di poter trovare qualcuno ancora in vita, perché quella non ci abbandona mai, ma con la consapevolezza che la realtà ci offrirà purtroppo un'altra verità. La moto troncatrice, il divaricatore, le cesoie, l'esperienza, la sicurezza e le risorse del lavoro di squadra, tutto ci serve per poter estrarre le vittime. La vita umana non ha prezzo. E sicuramente questa non è una scoperta fatta dai pompieri, i quali però sono consapevoli dell'importanza che riveste per i familiari delle vittime avere la consolazione della presenza fisica dei loro cari, seppur priva di vita. Anche per questo si lavora così alacremente nelle prime ore dall'origine dell'evento, sia esso terremoto, alluvione, crollo, esplosione, priorità assoluta alla ricerca di persone ancora in vita, ma subito dopo, e talvolta contemporaneamente, alla pietosa, nell'accezione prima dell'aggettivo, opera di restituzione delle vittime alle loro famiglie. Anche per questo ci hanno ringraziato. A un certo punto alzi la testa, i tuoi occhi girano intorno, non sai quanto tempo è passato, ed è tutto un brulicare di soccorritori in un arcobaleno di divise, ognuno a fare il suo come un insieme di ingranaggi sincronizzati. È un continuo addirivieni di draghi, intesi come elicotteri vigili del fuoco. Ecco cos'era quel rumore che non riuscivo a identificare. I colleghi si sono moltiplicati. Ne sono arrivati circa 300 da Liguria, Piemonte, Lombardia, Toscana, Veneto. Ragazzi, vi danno il cambio, andate a riposare un pochino. La palestra della centrale di Genova è stata allestita con brandine da campo, su ognuna delle quali è scritto il nome del comando che le userà. È rinfrancante non solo potersi sdraiare qualche ora, ma anche sapere che la macchina ha funzionato. È ancora buio quando ci si alza e si torna al ponte. A metà mattina arriva a darci il cambio e questo passaggio si ripeterà per alcuni giorni a venire. Un giorno poi finisce la fase della ricerca. Non ci sono più persone disperse. Nessuno manca all'appello in una maniera o nell'altra. Ecco che allora cambia anche il nostro assetto. È il tempo delle verifiche alle strutture. È il tempo che i nostri elisoccorritori, i quali normalmente si calano dall'elicottero, oggi si calano dal ponte per rimuovere parti pericolanti, sorvegliati anche dai droni, recentissima risorsa a disposizione del Corpo Nazionale. Questa tragedia ha lasciato fuori casa numerose persone. È il tempo di accompagnarle nelle loro abitazioni a prendere ciò che è necessario. È il tempo della comprensione, non della compassione. È il tempo di una parola di conforto, di un incoraggiamento. È il tempo che i recuperi sono sospesi perché è troppo pericoloso per tutti stare lì sotto. Poi è il tempo che i vigili del fuoco ringraziano Genova per il caffè portati nei termos, per la focaccia, per l'acqua, per le sedie, per i panini, per i caffè trovati pagati nei bar, per la frutta,
ma soprattutto per i grazie che ci vengono regalati da tutti, dalla gente per la strada, dai negozianti, dagli altri soccorritori, dalle forze dell'ordine. Sono grazie che fanno tanto bene, che fanno emozionare, che danno un senso a quello che fai. E noi li apprezziamo davvero tanto e ne siamo orgogliosi, anche se abbiamo fatto solo il nostro lavoro. E grazie ai nostri vigili, veramente sono i nostri angeli custodi. Bene, adesso entriamo nel vivo della serata. Abbiamo qua con noi Stefano Termanini, editore e giornalista. Dopo la laurea all'Università di Genova e il dottorato di ricerca presso l'Università di Pavia, dal 2005 al 2009 ha insegnato letteratura italiana presso la sede italiana di Boston University a Padova. Dal 2017 è membro del comitato dei fondatori di Palazzo Ducale, Fondazione per la Cultura di Genova, titolare della casa editrice che pubblica sotto i marchi Serer International e Stefano Termanini Editori, e ha curato l'edizione di oltre 120 libri. Ed ecco a voi. Grazie. Forse riesco a parlare con questo? Sì. Forse riesco... Mi sentite? Funziona? Sì. Funziona? No, non funziona. Allora, proviamo con questo. Mi sentite anche senza, ma magari riesco ad essere più pregnante col microfono. Innanzitutto voglio ringraziare il prefetto e Sua Eccellenza Maria Luisa Inversini per la sua presenza, l'assessore Manuela Gagliardi, voglio ringraziare il vice comandante vicario ingegner Muscinesi, voglio ringraziare naturalmente Franca Guidotti, presidente di EWMD, che questa sera così gentilmente, così generosamente ci ospita e mi ospita. Voglio ringraziare tutti voi perché siete qui questa sera a ascoltarmi e a voler ricordare con me il percorso così doloroso ma anche così utile rispetto a una riflessione che torna della vicenda che conduce dal crollo tragico, drammatico, terribile, doloroso quanto più non è possibile pensare del Ponte Morandi fino alla ricostruzione orgogliosa del Ponte Genova San Giorgio, perché questo è un po' il percorso che il libro che Alessandra Lancellotti e io abbiamo deciso di scrivere in due tomi, un tomo diciamo più dedicato alla storia disposta cronologicamente e un tomo invece dedicato alla raccolta di testimonianze, che dice che questo il taglio e questo il desiderio e questo l'arco temporale che Alessandra Lancellotti e io ci siamo proposti di seguire, ci siamo proposti di perseguire e di offrire ai nostri lettori. Speriamo di aver fatto un'opera abbastanza completa di raccolta di elementi, di raccolta di fonti, di dati, di testimonianze, di voci, di volti, di situazioni, perché questa è la nostra volontà, costruire un tessuto di tutto quanto è accaduto perché resti, perché è un dovere per la memoria, per il lavoro di tutte le persone, a partire naturalmente dai mai a sufficienza lodati vigili del fuoco, e a continuare con i semplici cittadini che quel giorno, come è stato ricordato nella bellissima testimonianza che abbiamo ascoltato, si sono prestati, si sono offerti, ciascuno con quello che ha potuto fare per essere vicini alla grande tragedia e anche, se è possibile, per alleviarla un po'. Ecco, quando questa tragedia ha afflitto la città di Genova, e affliggendo la città di Genova ha afflitto davvero un po' tutto il paese, la regione, ma tutto il paese, perché è stato un dolore che tutti abbiamo sentito, vorrei dire, quasi ugualmente. Naturalmente i genovesi di più, perché l'avevano lì il luogo della tragedia, l'avevano lì accanto, ci passavano, lo sfioravano ogni giorno e tutti dicevamo: ci sono passato ieri sul ponte, ci sono passato stamattina sul ponte,
i miei amici, i miei parenti ci sono passati un'ora prima che crollasse, io stesso ci sono, l'ho sfiorato 2 ore prima che crollasse. Ecco, questa contiguità con la tragedia è stata anche una sorta di chiamata alla responsabilità di ciascuno, è stata una chiamata al dover fare. E se tutti i genovesi, se tutti i cittadini, non solo genovesi, insomma tutte le persone di buona volontà, vorrei dirvi, si sono ingegnate, si sono messe al lavoro per fare quanto era possibile fare nel quadro di questa terribile tragedia, noi nel nostro piccolo, chiamati anche noi, sentendo anche noi la chiamata di questa responsabilità, ci siamo detti che cosa possiamo fare noi. Cosa possiamo fare noi con quello che sappiamo fare o con quello che speriamo di saper fare? E abbiamo detto, noi scriveremo un libro, noi racconteremo questa storia, noi costruiremo un tessuto delle molte storie che abbiamo raccolto, metteremo insieme le immagini, metteremo insieme le situazioni, perché restino come testimonianze, perché continuino a interrogarci. Perché la vicenda del Ponte Morandi è anche una immensa, non ancora superata domanda rispetto a ciò che viene fatto, a ciò che è stato fatto in Italia. E allora ecco, vi ho detto come è stato scritto questo libro, meglio, da che cosa è partita la riflessione che ci ha condotto poi alla scrittura del libro, questa sorta di chiamata alle armi un po' di tutti in quel momento che anche noi ha toccato, con le armi, scusate, uso questa metafora, che ci sono più proprie o che riteniamo ci siano più proprie, ovvero appunto quelle del racconto, della scrittura, della costruzione dei libri. Però ecco, la tragedia è stata anche un po' come sollevare il coperchio su una storia molto lunga, molto difficile, molto, molto complessa e per certi versi anche molto trascurata. Il Ponte Morandi, che tutti i cittadini genovesi e non solo erano abituati a dare per scontato, a vedere come oramai un elemento di paesaggio, aveva una storia abbastanza lunga e anche molto complessa. Era stato inaugurato nel 1967, all'inizio di settembre del 1967, in una terribile giornata di pioggia. Una giornata che le cronache del tempo, che siamo andati a ritrovare, siamo andati a recuperare, abbiamo anche integrato nel libro, raccontano come una vera e propria giornata di tregenda, perché pioveva moltissimo, perché c'era un vento così forte che il presidente Saragat, giunto a Genova per l'inaugurazione del ponte, non poté raggiungere la città con l'aereo, ma dovette raggiungerla con il treno. E poi decise di scendere dall'auto per salutare le maestranze che erano allineate lì sul ponte, lo fece bagnandosi completamente. C'era il ministro Taviani, c'era il ministro Bo, c'era il sindaco di Genova Pertusio, tutti fecero un brevissimo discorso perché il vento aveva addirittura fatto crollare la tribuna delle autorità. È all'interno di questo quadro che nasce il Ponte Morandi, che comincia a diventare parte del paesaggio genovese, che comincia a diventare un concittadino dei genovesi, perché davvero questa era la pregnanza, la presenza, anche l'impressione che dava questo ponte che passava tra le case, lo ricordiamo tutti, in qualche caso addirittura sembrava che segasse le case, sembrava che entrasse nelle case di alcuni, e qualcuno in effetti aveva avuto questa compagnia del ponte, gradevole o sgradevole, è stata raccontata davvero con colori molto diversi e anche opposti per molti e molti anni. Ecco, il ponte viene naturalmente, come vi dicevo, viene inaugurato nel 67, ma erano occorsi 6 anni per costruirlo. E Morandi, che allora era uno degli ingegneri più reputati, più conosciuti, più apprezzati del paese, aveva avuto questo appalto, aveva vinto questo concorso per la costruzione del ponte anche un po' sulla scorta di un altro ponte che era stato inaugurato nel 62 a Maracaibo, un ponte gemello rispetto al nostro Morandi genovese, che veniva anche chiamato amichevolmente il Brooklyn genovese. Sapete, c'era anche questo orgoglio da parte dei genovesi di chiamarlo il nostro Brooklyn, il Brooklyn genovese. Ecco, Morandi aveva vinto il concorso anche un po' sulla scorta del risultato
così positivo, così apprezzato di questo ponte che era stato costruito, intitolato a Rafael Urdaneta a Maracaibo, un ponte molto più lungo del Morandi, era lungo quasi 8 km. Il ponte Morandi viene inaugurato, come vi dicevo, nel 67 con questa struttura particolare, la ricordiamo tutti. C'era una prima parte che era costruita in maniera tradizionale, c'erano sei piloni che erano costruiti come dei cavalletti, abbastanza tradizionali, quindi era un ponte che appoggiava su questi cavalletti, c'erano degli impalcati su dei cavalletti, e poi c'erano tre pile invece strallate. Per la seconda parte il ponte era un ponte sospeso. Buonasera Eccellenza. Questo ponte sospeso era stato inventato così, era stato pensato così da Morandi per due ragioni essenzialmente. Una tecnica, assolutamente tecnica: sotto c'era il fiume Polcevera, c'erano le case, c'era il parco ferroviario, tutte cose che poi hanno segnato, come dire, anche i momenti della ricostruzione. Ma anche, non possiamo tacerlo e credo sarebbe scorretto dimenticarlo, anche per una sorta di orgoglio, per costruire un manufatto che fosse sfidante, che fosse eccezionale, che fosse nuovo. Guardate, nelle cronache del tempo mi hanno colpito alcuni elementi, ma uno di questi è proprio il fatto, è proprio l'orgoglio di voler costruire un manufatto nuovo, qualcosa di eccezionale. Morandi certamente ebbe anche questo desiderio. Altre cose sono state dette in quegli anni del ponte Morandi, ve le riporto perché per me sono state una grande sorpresa, nel libro le ho volute riprendere. Una di queste è che Morandi stesso disse: il ponte è di cemento, ricordiamo tutti che era un ponte sospeso ma di cemento, e questa era una peculiarità, era anche una differenza rispetto ad altri ponti che invece avevano gli stralli costruiti d'acciaio, e se fossero stati d'acciaio a vista sicuramente si sarebbe visto quanto si stavano degradando. Il fatto che i tiranti fossero immersi nel cemento ha danneggiato la possibilità di leggere le carenze di questo ponte. Lo diremo magari più avanti se ci sarà tempo, ma ecco, Morandi disse: l'ho voluto fare di cemento perché il cemento è il colore di una città moderna, perché il cemento è il colore che bene si armonizza con una città come Genova proiettata nel futuro. Siamo nel 1967 e quando si pensa allo sviluppo urbanistico, urbano, industriale, si pensa ancora all'industria pesante, fumosa, al porto. Il cemento è il simbolo di questa modernità. Che grande distanza rispetto alla nostra sensibilità attuale, no? In cui, diciamo, rispetto alla quale vorremmo sempre rendere compatibile lo sviluppo, la modernità, la massima modernità con i parchi, il verde urbano, la bellezza della natura. Ecco, a quel tempo proprio non ci si pensava. E poi un altro elemento mi ha colpito. Nelle cronache del tempo, celebrando orgogliosamente l'inaugurazione del ponte, dicono: così finalmente i turisti che scendono nelle riviere dal Piemonte potranno saltare la città di Genova. Quasi che la città di Genova fosse, come dire, una specie di gorgo oscuro nel quale nessuno volesse immettersi. Anche qui che grande distanza rispetto alla città del rilancio turistico-culturale, alle città del rilancio turistico-culturale, dei waterfront, della città post 1992, no? Post cinquecentenario della scoperta dell'America, quando Genova scoprì forse per la prima volta questa dimensione turistico-culturale. Fatto sta che molto presto il ponte Morandi mostra segni di cedimento. Nel 1975, sono passati soltanto 8 anni, un ingegnere mandato dalla società Autostrade a verificare lo stato del ponte dice: qualche cosa si sta degradando molto più velocemente di quanto ci saremmo immaginati. E poiché questo ingegnere, che si chiamava Zanetti, aveva lasciato, no, aveva compilato questa sua perizia che era stata depositata agli atti, qualche anno più tardi, 6 anni più tardi, i tempi di questa storia sono tempi sempre sorprendentemente lunghi, sono tempi purtroppo che ci fanno pensare a una colpevole inerzia,
Ecco, nel 1981 è lo stesso Morandi ad essere incaricato dalla società Autostrade di andare a verificare lo stato del ponte. Morandi va sul suo ponte, lo ausculta proprio come fosse un medico, no? Che deve comprendere i vizi non solo scoperti ma anche quelli appunto più celati, più nascosti del suo ponte, e lascia un dattiloscritto, una perizia dattiloscritta che, letta con gli occhi del dopo, è del tutto allarmante. Morandi dice: il ponte si sta degradando molto velocemente, e usa una frase che colpisce, dice: se non interverranno dei fattori, se non correggeremo questo andamento del ponte con interventi di manutenzione importanti, potrebbero accadere fenomeni irreversibili. Già nel 1981 questo era stato scritto dallo stesso costruttore del ponte, che era egli stesso rimasto sorpreso dall'andamento della struttura. Passano però molti anni, ancora una volta, perché soltanto nel 1993, sulla scorta di quanto Morandi aveva detto, si decide di mettere mano alle pile strallate. Si capisce che sono le tre pile strallate, la 9, la 10 e la 11. I cavalletti, diciamo così, i sostegni del ponte venivano numerati da ovest verso est, dunque da ponente verso levante, verso il centro della città, quindi le pile venivano contate 1, 2, 3, fino alla 9, che era la prima pila strallata, la 10, che era la seconda pila strallata, la 11, che era l'ultima delle tre pile strallate. La 9 è quella che è crollata, quella sul ponte, quella proprio sul fiume, sul torrente Polcevera. Ma nel 1993 si decise questo intervento, diciamo così, di retrofitting. Che cos'era un intervento di retrofitting? Che cosa consisteva? Ci si rese conto che il punto debole del ponte erano proprio gli stralli. Ricordate che il ponte era come le tre pile strallate erano come tre grandi pantografi. Gli stralli erano i tiranti che sospendevano, che tenevano sospeso l'impalcato. Quindi l'impalcato da una parte era sorretto dalla base del cavalletto, dall'altra era appeso da questa struttura, da questi stralli che lo sostenevano, e scaricavano il peso poi sul vertice del cavalletto, che a sua volta poi lo scaricava in basso. Quindi una struttura, diciamo, perfettamente equilibrata ma non ridondante. Questo è un altro dei vizi che i periti hanno riconosciuto in sede di perizia, ed è probabilmente una delle grandi cause del crollo del ponte. Ma torniamo un attimo al 1993, anche per dirci quanto sorprendente sia questa storia. Nel 1993 si decide di fare un lavoro di consolidamento. Si capisce che sono i tiranti il punto debole, e si decide di ricoprirli con dei cavi d'acciaio, praticamente di rifarli. In buona sostanza è come se i tiranti fossero rifatti, ma si decide di farlo soltanto sulla pila 11, un po' per mancanza di denaro, un po' per il tipico posticipo delle azioni che affligge il nostro paese. Si decide di farlo solo sulla pila 11. Sulla pila 10 si interviene con un intervento di rinforzo dell'antenna, quindi la sommità della pila, e la pila 9, che era l'ultima ad essere stata costruita, c'erano voluti 600 giorni di lavoro, le maestranze vi avevano lavorato certamente con un'esperienza maggiore, proprio perché appunto era l'ultimo dei tre cantieri sospesi, si decise di farla dopo un po' di tempo e la si lasciò. E il tempo che doveva essere po' divenne tanto, divenne troppo. Tanto è vero che nel 2015 la società Autostrade fa una nuova indagine, chiede a una importante società italiana di intervenire per uno studio riguardo alla solidità del ponte. E questa società italiana dice: il ponte ha bisogno di manutenzioni. L'anno dopo, 2017, ancora ASPI, la società che ha in gestione il ponte Morandi, si rivolge al Politecnico di Milano e fa fare una seconda perizia
Anche il Politecnico di Milano, anzi in maniera ancora più accentuata di quanto non avesse fatto Cesi, dice bisogna intervenire, bisogna monitorare in maniera permanente il ponte, suggerisce di mettere dei sensori che non vengono poi messi sul ponte. Però l'iter di decisione del retrofitting, l'iter di decisione del consolidamento della pila 10 e della pila 9 va avanti tra rimpalli, tra uffici pubblici e uffici privati, ASPI che deve decidere all'interno del proprio gruppo, del gruppo Atlantia, il Ministero per parte sua, il Provveditorato alle opere per parte sua, insomma c'è un rimpallo di decisioni che fa sicuramente trascorrere alcuni mesi fino a che nella primavera del 18 si decide che l'intervento di retrofitting va fatto, che gli stralli della pila 10 e 9 devono essere consolidati e che il cantiere partirà. Ci sono già i soldi per farlo, 20 e qualcosa milioni di euro, partirà nell'ottobre del 2018. Ma il 14 agosto del 2018 il ponte purtroppo, come tutti ricordiamo, crolla. Questa cronologia ci insegna e ci dice proprio come non si possa mai dare nulla per scontato e non si possa mai indugiare anche quando si ritiene che la fatalità non possa accadere. Forse infatti nel protrarsi di questi tempi che vi ho voluto raccontare, perché sono secondo me di sconcertante lunghezza e anche un po' di tragica trascuratezza, ecco, nel protrarsi di questi tempi c'è in trama, c'è in filigrana il tema di, in fondo diciamo così, di un ottimismo di fondo per cui noi pensiamo che le grandi tragedie non possano verificarsi. C'è anche certamente, e su questo indaga la magistratura, per cui su questo non mi esprimo, lo vedremo a fine processo, c'è anche probabilmente, diciamo così, una certa volontà di fare maggiore profitto possibile diminuendo o comprimendo le manutenzioni. Non lo dico io, lo dicono i periti che hanno depositato una perizia molto accurata su questo soggetto, lo dicono le intercettazioni che sono comparse su tutti i giornali per un periodo molto lungo di tempo e che il libro riprende. Insomma, i vertici di ASPI e di Atlantia più volte sono stati scoperti al telefono mentre dicevano comprimevamo le manutenzioni perché venivamo pagati a tariffa. Sostanzialmente il tetto dei ricavi era costituito dalle tariffe, agendo sulla compressione dei costi di manutenzione si poteva fare maggiore guadagno. Questo è quanto emerge, ripeto, dalle intercettazioni, non sono io a dirlo, lo definirà poi più avanti, speriamo molto presto, la magistratura. Questa è una parte della storia, questa è una parte della storia molto importante. C'è poi un'altra parte della storia, naturalmente c'è la parte della storia più drammatica, più tragica e voglio dirvi indimenticabile, anche per l'onore che dobbiamo tributare a coloro che quella mattina alle 11.36, un po' perché passavano sempre da lì, un po' perché era la prima volta che ci passavano, perché i destini sono veramente molto diversi delle persone, delle persone che si trovano a transitare sul ponte quella mattina e che poi fatalmente diventano vittime di questa insensata tragedia. Ma ecco, naturalmente si racconta del dolore nel nostro libro, si racconta dei funerali di Stato, si racconta del pianto collettivo della città, perché Genova ha risposto con un pianto collettivo che ha unito tutti. E questa è stata anche una sorpresa orribile, ma anche da un certo punto di vista straordinaria, perché Genova non è di suo, nel suo DNA, nella sua dimensione più profonda, o meglio, non è sempre nella sua dimensione più profonda una città coesa, una città unita, una città in cui molto spesso chi sta da un lato non guarda chi sta dall'altro, chi sta in un quartiere non conosce chi sta nell'altro quartiere. E invece in quel momento noi abbiamo assistito a una storia completamente diversa. Io ricordo, e nel libro ho voluto ricordarlo, quando il 14 settembre 2018, cioè un mese preciso dalla tragedia, ci fu la prima celebrazione.
Alle 11.36, io ricordo le campane di tutte le chiese della città che suonarono, le sirene delle navi in porto, i tassisti che si fermavano a bordo strada e scendevano dalle loro macchine, i negozi con le serrande chiuse a metà, le persone in piedi davanti ai negozi in strada che si tenevano per mano, le persone negli stabilimenti balneari. Era una stagione, non era una giornata bellissima, ma era una stagione ancora calda, si tenevano per mano e rivolgevano le spalle al mare, riuniti, affratellati da questa memoria del dolore. E ricordo come poi quello stesso pomeriggio alle ore 17 tutta la città si riunì in Piazza De Ferrari, la piazza in cui si celebrano un po' le grandi situazioni di Genova, un po' il centro, diciamo così, emotivo della città. E ci furono dei discorsi, ci furono dei momenti straordinari. Per esempio, ricordo con emozione il discorso che fece il vescovo ausiliare, Monsignor Anselmi, che ricordò davvero come in quel momento così tragico l'unico modo per uscire dalla tragedia fosse per ciascuno interpretare al meglio il proprio ruolo, essere buone mamme, essere buoni papà, essere buoni lavoratori, essere buoni amministratori, fare il meglio all'interno del ruolo che ciascuno di noi aveva in quel momento. Quindi una ricetta, se vogliamo, semplice, unitiva e molto molto importante. Lo ricordo con commozione perché fu veramente un discorso sentito, egli stesso si commosse nel farlo. Ricordo il discorso del sindaco Bucci che disse: Genova non è in ginocchio, l'aveva detto già dalle prime battute di questa tragedia. Ricordo che venne il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a portare la bozza del decreto Genova. E questa è una storia interessante perché il decreto Genova è un po' la matrice, se vogliamo, la matrice legale, amministrativa, la pezza d'appoggio della ricostruzione del ponte, della demolizione prima del ponte Morandi e della ricostruzione poi del ponte Genova-San Giorgio. In quella sede, quel 14 settembre, così commosso, così forte, intenso nei sentimenti che circolavano, ci fu la prima promessa da parte del governo Conte 1 di una legge speciale che avrebbe accelerato l'iter di demolizione e di ricostruzione. Questa legge ci fu votata non molti giorni dopo, passò in maniera definitiva nel novembre del 18, ma alcuni giorni prima, anzi un mese e mezzo prima circa, fu scelta la figura del commissario straordinario nella persona del sindaco Marco Bucci, una scelta che al principio parve perfino un po' eccessiva, nel senso che si diceva: ma come farà quest'uomo a sommare così tanti incarichi? Egli, il sindaco Bucci, uscendo dalla riunione all'interno della quale era stato comunicato alla stampa che lui stesso sarebbe stato il commissario straordinario, disse: sono anche il comandante della mia barca, per scherzare e smorzare le tensioni. E lì cominciò un po' l'avventura della demolizione e della ricostruzione, innanzitutto della scelta del progetto, perché non era scontato che fosse scelto un progetto come quello che poi abbiamo visto realizzato. Sì, è vero, Renzo Piano, che è una figura carismatica, importante, importantissima, straordinaria per la cultura genovese e per la cultura del paese, aveva da subito esplorato le esigenze della valle. Aveva detto: io ho percorso la Valle Polcevera, che mi ha visto nascere, perché Renzo Piano ha origini proprio in quella valle. E ho voluto donare alla città una mia idea di ponte. Deve essere un ponte semplice, deve essere un ponte funzionale, disse Renzo Piano. E poi disse, e noi l'abbiamo voluto riprendere nel titolo, deve essere come una nave ormeggiata in Val Polcevera. Questa è la ragione del titolo, no? Se vi è parso un titolo strano, quello del nostro libro, è proprio perché abbiamo voluto citare questa immagine e idea di Renzo Piano. Perché una nave ormeggiata in Val Polcevera? Perché l'idea che subito prese corpo, furono 40 circa le proposte che arrivarono sul tavolo del commissario, quindi varie aziende concorsero alle proposte. Tra le più importanti ci fu Cimolai. Cimolai propose addirittura 4 progetti, alcuni dei quali firmati niente un po' di meno che dall'archistar Santiago Calatrava.
ma si scelse questa forma di ponte, si scelse il ponte che poi noi oggi vediamo realizzato per un insieme di fattori. Innanzitutto perché il disegno era di Renzo Piano e questo non era influente. E poi perché il team delle aziende che si erano unite o che avevano, diciamo, costituito il proprio, che avevano costituito questo gruppo per formulare la proposta, era un team di aziende italiane. C'era dentro Fincantieri, c'era dentro WeBuild, allora si chiamava Salini in Pregilo, poi ha cambiato il nome nel corso proprio di questa intrapresa del ponte. C'era la possibilità di chiamare altre aziende come aziende in subappalto e quindi insomma la situazione si configurava come una grande attività, come un momento di grande riscossa anche del lavoro italiano, e quindi si scelse questo progetto. Lo poteva fare in maniera anche sufficientemente arbitraria, perché la legge glielo consentiva, il commissario con la sua struttura commissariale, perché Marco Bucci in veste di commissario si dotò molto presto di una struttura commissariale per i vari temi, per le varie aree di intervento. E quindi si cominciò a smontare il vecchio ponte, si cominciò a smontarlo perché ci fu un team di imprese dedicate allo smontaggio del ponte e ci fu un team di imprese invece che avrebbe dovuto occuparsi della ricostruzione. In particolare tra le imprese che si sarebbero occupate e che poi si occuparono della ricostruzione, Salini in Pregilo avrebbe costruito gli immensi pilastri che sorreggono il ponte in cemento armato, e Fincantieri avrebbe costruito, secondo il disegno di Renzo Piano, poi naturalmente rivisto nei calcoli da Italfer e da Rina Consulting, ecco, avrebbe dovuto costruire, come poi fece, in acciaio. Renzo Piano li aveva pensati proprio come scafi di nave, li aveva pensati con questa forma di chiglia simile appunto alla forma della chiglia di una nave. Ecco perché disse una nave ormeggiata in Valpolcevera, perché visto da sotto il ponte, oggi ci stiamo abituando, ma visto da sotto sulle prime il ponte dava proprio questa impressione di essere una chiglia di nave, aveva questa forma particolare. Vi dicevo appunto, si cominciò a demolire in maniera tradizionale, segando queste pile di cemento armato, calando gli impalcati con delle gru, e si andò avanti così fino al giugno del 2019, quando fu decisa e fu organizzata una straordinaria operazione con l'esplosivo. Tutti ricordiamo, perché lo abbiamo visto o perché eravamo presenti, io l'ho visto in presenza e l'ho visto mille volte poi nei filmati per scriverne, ho anche sentito e ho anche avuto la fortuna, l'opportunità di sentire il racconto di tanti. Ecco, tutti ricordiamo quel momento emozionante alle 9.37 del 29 giugno del 2019, quando il ponte saltò in aria. L'operazione fu in realtà molto complessa, innanzitutto perché si trattava di far saltare due pile strallate di quella mole, di quelle dimensioni, tra le case. Non era mai stata fatta una operazione di quel tipo. Poi perché c'era la paura dell'amianto. C'era il timore che dentro il cemento con cui era stato fabbricato il ponte Morandi ci fosse dell'amianto. Si scoprì poi, a seguito di una serie di carotaggi, che l'amianto non c'era se non nella stessa quantità in cui è presente nelle rocce del nostro Appennino, perché per fare il Morandi, a differenza di come forse si farebbe oggi, i materiali erano giunti dal punto più vicino possibile, si era usata la sabbia dell'Appennino, l'Appennino è costituito in parte da serpentiniti, le serpentiniti contengono amianto, quindi la sabbia che era stata ricavata dalle serpentiniti dell'Appennino conteneva amianto nella stessa misura in cui lo contiene l'Appennino, né più né meno. Quindi non c'era da aver paura, però c'era da essere prudenti, questo sì. E infatti questa operazione di esplosione del ponte fu pensata, distribuita in 5 fasi. Fu straordinario innanzitutto concertare queste fasi, perché vedete, vi dicevo prima che la pila 11 aveva gli stralli ricoperti di tiranti di acciaio, le altre erano costituite di cemento. Bisognava far saltare il cemento con la dinamite,
e bisognava invece far saltare l'acciaio con un esplosivo al plastico, poi fu usato il Semtex. Quindi erano due esplosivi di tipo diverso e la sequenza di esplosione doveva essere vicinissima nel tempo, separata da frazioni di secondo, quindi il Semtex avrebbe tranciato i cavi d'acciaio e poi la dinamite avrebbe fatto detonare il resto del ponte. Questa scelta fu presa per la sicurezza di chi lavorava nel cantiere del ponte. Quando ci fu l'opzione tra segare e tagliare a pezzi, diciamo così, le pile strallate o farle esplodere, questo bivio decisionale fu studiato in maniera molto accurata. Si capì, perché ci furono degli studi scientificamente accurati in proposito, che il rischio di incidenti sul lavoro, anche molto gravi, operando a 100 metri d'altezza o qualcosa del genere, 90 metri d'altezza, tagliando a pezzi queste pile per molti mesi, ecco, il rischio di incidenti sul lavoro sarebbe stato molto alto. Mentre l'esplosione comportava un rischio molto più basso, direi quasi nullo ad un certo punto, se bene organizzate. E allora si decise proprio per questa ragione di far esplodere le due pile strallate. L'altra ragione era quella di voler e di dover far presto, perché la città era sempre in qualche modo impaniata, bloccata, inceppata da questa situazione. E allora appunto si decise questo, si fecero delle prove, e si decise di usare l'acqua, di usare molta acqua per imbrigliare le eventuali polveri che l'esplosione avrebbe dissolto nell'aria, avrebbe espresso nell'aria. Le cinque fasi furono proprio quelle secondo cui, nella prima in particolare, si costruiva una sorta di muro d'acqua, di doppio muro d'acqua attorno al ponte. Poi il Semtex agiva tagliando le parti di acciaio e poi la dinamite cominciava a far detonare il ponte. L'ultima di queste fasi era ancora una fase di sollevamento di acqua per in qualche modo chiudere in una specie di scatola le polveri che l'esplosione del ponte avrebbe liberato. Tutto andò molto bene, andò meglio del previsto. Erano stati organizzati posti letto per gli sfollati nel caso in cui i monitoraggi dell'aria non fossero stati positivi, non ci fu nessun bisogno di usarli, tutti poterono la sera stessa tornare alle loro abitazioni. Una curiosità: l'esplosione sarebbe dovuta avvenire alle ore 9, avvenne 37 minuti dopo, perché i vigili del fuoco dovettero proprio intervenire perché pareva che in una casa ci fosse un anziano che non si fosse accorto dell'esplosione, non si fosse accorto della necessità di evacuare. E fu abbattuta la porta, si scoprì che invece questa persona era altrove, al sicuro, a casa propria, dai propri parenti, qualcosa del genere, che in realtà si era preso cura della cosa. Ma a quel punto ci fu un secondo allarme, perché due cittadini, se non ricordo male, nigeriani, che non comprendevano l'italiano, erano rimasti nella loro casa all'interno dell'area interdetta e non si erano accorti del fatto che di lì a poco sarebbe esploso il ponte. Quindi furono fatti evacuare, furono portati al sicuro e questo comportò una dilazione, sia pure soltanto di una quarantina di minuti circa, rispetto ai tempi dell'esplosione. Ma tutto andò felicissimamente. Nel frattempo si era già cominciato a costruire il ponte, perché il trucco del successo di questo cantiere è proprio, ce l'ha raccontato Roberto Carpanetto, di amministratore delegato di Rina Consulting, ce l'ha raccontato il sindaco e commissario Marco Bucci, ce l'ha raccontato Piero Floreani, subcommissario della struttura commissariale, e molti altri. Il trucco è stato proprio quello di rendere ogni singola pila un cantiere a sé. Il lavoro è andato in parallelo, per questo è andato anche con tanta velocità. Ogni pila era un cantiere per lo smontaggio e per la costruzione. Quindi si poté cominciare a costruire intanto che da un'altra parte del cantiere si demoliva. Si fece questo e lo si fece appunto con grande successo. Quando alla fine di giugno del 2019 le due pile strallate andarono in polvere in pezzi, già si era cominciato a costruire alcune pile. Tant'è vero che il primo anniversario del crollo del ponte, il 14 agosto del 2019, si celebra una messa
con l'arcivescovo, allora Monsignor Bagnasco, nel capannone, nei pressi della pila 9, della nuova pila 9, che è già una pila piuttosto alta, che già svetta al di sopra della celebrazione. Quindi si sta già vedendo il profilo, lo skyline del ponte. C'è una fase particolarmente difficile nella storia del ponte, che mi avvio a concludere, perché non voglio trattenervi troppo a lungo, ma capite che mi appassiona davvero molto questa vicenda. C'è un momento importante che è quello del sollevamento delle tre travi lunghe 100 metri. Tutto il ponte è costruito con travi da 50 metri. Queste travi erano state forgiate nei cantieri di Fincantieri, erano state fatte in parte a Castellamare di Stabia, in parte a Valleggio sul Mincio, in parte negli stabilimenti di Fincantieri di Sestri Ponente, e venivano saldate in cantiere e poi venivano issate, un peso enorme, centinaia e centinaia di tonnellate, circa 600-700 tonnellate cada una, issate con gru, quelle da 50 metri, issate con gli strand jack, dei martinetti idraulici molto potenti, quelle da 100 metri. L'operazione di sollevamento delle tre travi da 100 metri fu qualcosa di epico nella storia del cantiere. Perché le travi da 100 metri? Perché c'era l'esigenza, che già aveva visto Morandi, di superare alcuni passaggi difficili nel sostrato del ponte, il letto del Polcevera, il parco ferroviario, alcune costruzioni, e allora si decise appunto che le campate fossero più lunghe. Questa operazione viene compiuta in un cantiere che viene compiuta molto spesso di notte, viene compiuta con una stragrande attenzione e anche talvolta cimentandosi con tecniche nuove, perché i problemi sono effettivamente nuovi. Per esempio, per il sollevamento, trovate tutto nel libro se avrete poi l'interesse e la benevolenza di leggerlo, ecco, il sollevamento della trave che scavalla il letto del torrente Polcevera fu fatto dovendola ruotare proprio all'interno dello stesso letto del torrente. Quindi non ci fu soltanto la necessità di sollevarla, ma ci fu anche la necessità di portarla fino lì, di costruire una specie di supporto provvisorio al centro del letto del torrente Polcevera, di farla ruotare e poi di sollevarla. Quindi immaginiamoci anche quanto fu cimentante, quanto fu sfidante la costruzione del cantiere. Quando tutto sembrava in qualche modo diciamo avviato a una lieta conclusione, una conclusione anche nei tempi giusti, pensate che non ci sono stati incidenti nel cantiere, se non incidenti lievissimi, ecco, un operaio si fece un male ad alcune costole, prese fuoco il rivestimento di una pila proprio a fine 2019, ma incidenti lievissimi e per fortuna nessuno di questi gravi. Una gru ad un certo punto si abbatté, ma senza creare davvero lesioni. Ecco, incidenti veramente di bassa entità, grazie anche all'enormissima, vorrei dirvi, cura che fu applicata in ogni fase del cantiere. Ma quando tutto sembrava ormai avviato a conclusione, arrivò il Covid. E il Covid nell'ultima fase del cantiere fu un momento, diciamo così, di ulteriore difficoltà, di ulteriore cimento, ma anche un po' il momento più epico di questo cantiere. Vi dico perché. Innanzitutto, il Covid impose il ridimensionamento degli organici, per cui fu necessario far scendere la forza lavoro nel cantiere, circa i 600 lavoratori diminuirono a 400, poi quasi a 300, alcune imprese che avevano avuto un appalto, un subappalto, decisero di ritirarsi proprio per tutela dei propri uomini o perché avevano una sede nelle aree che furono per prime colpite dal flagello della pandemia. Quindi si ridusse la forza lavoro. Il cantiere del ponte però poté procedere, nonostante il lockdown, avesse, diciamo, colpito quasi tutte le attività in quel momento, parlo appunto del marzo-aprile del 2020, il cantiere del ponte, in deroga alla necessità di chiudere, poté andare avanti.
si adottarono delle misure precauzionali importanti, ci furono più turni di mensa, si chiese agli uomini di non tornare per un periodo molto lungo dalle loro famiglie e quindi li si isolò in qualche modo e anche quella Pasqua la trascorsero in cantiere, fecero volentieri, così almeno dalle testimonianze raccolte, questo sacrificio per l'opera che oramai si vedeva definita, si vedeva finita, quasi finita. E quando il 28 aprile del 2020 salì in quota l'ultimo impalcato, fu un altro momento di grande emozione, perché questo impalcato salì, chiuse il ponte era chiuso finalmente, i due lembi della valle erano nuovamente suturati e quindi la ferita, in qualche non la ferita del dolore purtroppo, non la ferita delle vittime, ma la ferita costruttiva, diciamo la ferita urbanistica era stata in qualche modo suturata, ma quella notte l'impalcato salì in quota con le luci, le luci italiane, le luci della bandiera italiana, con i riflettori che proiettavano il bianco, il rosso e il verde della nostra bandiera e, con le, e sulle note dell'inno nazionale. Fu un momento di grande emozione e fu anche un momento, diciamo così, di orgoglio per un paese che era fermo, per un paese che era chiuso in casa. L'esempio di Genova fu in qualche modo per tutti, vorrei dirvi, una luce, una speranza di riscossa, di ritornare alla vita normale, al lavoro, alle attività, al fare. E infatti il nostro libro finisce proprio con questo auspicio, cioè con l'auspicio che questa vicenda, che è stata una vicenda così terribilmente dolorosa e non vogliamo dimenticare mai, sia però anche una vicenda da cui prendere orgogliosamente le mosse in una sorta di memoria permanente per dire a noi stessi ogni volta che ci pare che il nostro paese sia troppo fermo, non si muova con abbastanza energia, con sufficiente ottimismo, con sufficiente fede nelle proprie possibilità di futuro, per poterci dire, ricordandoci di quel periodo, ce la possiamo fare. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Su questo in effetti sono stati versati fiumi di inchiostro. Allora, un po' sì. Ci sono delle ipotesi molto varie, sia diciamo a valle, cioè i periti che hanno smontato poi il ponte, che sono andati a guardarci dentro, hanno naturalmente capito che per esempio il ferro che era stato annegato, perché dentro noi abbiamo sempre visto questi stralli come dei parallelepipedi di cemento, sostanzialmente. Sì, sì. Che cosa c'era dentro? C'erano dei cavi d'acciaio. Erano i cavi d'acciaio a dare la tenuta nel senso della tensione. Il cemento non è un buon materiale in quanto a capacità di tenuta in tensione. La capacità di tenuta la dava l'acciaio annegato nel cemento. Questo fu probabilmente un errore. Allora, Morandi lo pensò perché a Maracaibo era stato messo in opera con l'idea che, poiché il ponte di Maracaibo era in una laguna, il salmastro, il sale, avrebbe eroso l'acciaio e il cemento l'avrebbe protetto. A Genova si pensò la stessa cosa. Invece, probabilmente nel periodo breve o brevissimo l'intuizione era giusta, nel periodo medio-medio-lungo l'intuizione era molto sbagliata. Perché ha nascosto ciò che c'era dentro. Perché ha nascosto l'erosione di ciò che c'era dentro. Molto probabilmente però quando... Però quello fatto a Maracaibo è ancora su. È ancora su, però credo sia stato pesantemente restaurato. Allora, il punto è stato notato che molto probabilmente quando
furono messi in opera questi stralli costruiti dentro casseforme e poi diciamo orientati o comunque diciamo costruiti per colatura di cemento, si formarono delle cavillature. Quindi un altro elemento diciamo di riflessione da parte dei periti è che queste cavillature che c'erano nel cemento di rivestimento avrebbero fatto entrare con una velocità molto superiore rispetto al previsto sia il salino sia l'acqua piovana, comunque diciamo elementi di forte erosione. I periti hanno rilevato che i trefoli di acciaio che erano disposti all'interno, in particolare appunto dello strallo sud-occidentale, che fu quello che crollò per primo, ecco che i trefoli lì dentro erano oramai ad un livello di consunzione che il ponte sarebbe potuto di lì a poco cadere anche senza peso, cioè per la sua stessa incapacità di sostenersi. Ecco, erano arrivati a quel punto, quindi quando alcuni dissero è perché è passato il camion con il coil di acciaio, perché c'era troppo traffico, non è vero. Ecco, sarebbe andato giù, perché quel giorno il traffico c'era poco traffico. Ecco, quindi questo è un elemento. È stato costruito male. Probabilmente il maggiore difetto di questa struttura è quella di essere una struttura non ridondante. Allora, gli ingegneri che ho consultato e che mi hanno raccontato, mi hanno spiegato queste cose, io non sono ingegnere, quindi ripeto in maniera pedestre quanto mi è stato detto, mi hanno detto che una struttura del genere normalmente oggi viene costruita in maniera ridondante. Lì non c'era ridondanza. Anche in un ascensore mi è stato spiegato, quando c'è scritto 100 kg, in realtà si pensa a 300 kg. Dico dei numeri un po' così, ma l'ordine di grandezza potrebbe essere, mi è stato spiegato. 6 anni... uno e fatto male. E poi appunto c'era questo tipo di, diciamo, questa struttura non ridondante, per cui quando si è rotto lo strallo sud-occidentale della pila 9, la pila 9 si è disequilibrata ed è crollata tutta, come si vede molto bene in uno dei reperti desecretato appunto il 1 luglio del 2019 e poi agli esami dei periti, agli esami della Guardia di Finanza in particolare, che ha indagato su questo fronte. Si vede molto bene in questo documento tragico come la pila 9 si destabilizza e poi crolla, franando su se stesso, implodendo su se stessa. Quindi, ma le manutenzioni, se fossero state fatte, sarebbero servite? Allora, la conclusione della seconda perizia, quella depositata a fine 2020, dice proprio questo. Se ci fossero state delle manutenzioni uguali a quelle che erano state fatte nel 1993 per la pila 11, anche applicate alla pila 10 e alla pila 9, il ponte Morandi non sarebbe caduto. Poi nessuno, alcuni dicono che sarebbe caduto lo stesso, però diciamo è una storia che ha certamente degli elementi che induce a grandi riflessioni, proprio perché quella struttura è stata trascurata troppo e troppo a lungo. Comunque lei l'ha studiata molto bene, questa cosa, perché sei particolare, sì. Veramente. E l'ha raccontata perfettamente. Sì. Grazie, vi ringrazio. Grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra... per la vostra presenza e per la vostra attenzione. Grazie molto. Mi dispiace che non ci sia anche Alessandra con noi, che ci teneva tantissimo. E Alessandra, dico allora queste due cose proprio per Alessandra, naturalmente riportandovi il suo saluto, perché mi ha raccomandato di portarvi il suo saluto, è ammalata e appunto come ci dice Franca Guidotti, la Presidente, avrebbe desiderato moltissimo essere qui con noi. Alessandra Lancellotti è autrice di uno dei due tomi dove sono state raccolte le testimonianze, quindi le voci delle persone che hanno contribuito a questa vicenda, quindi sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista dei soccorsi, sia dal punto di vista dell'assistenza medica. Su questo fronte dell'assistenza medica ci sono delle testimonianze drammatiche, perché gli ospedali furono allertati in pochissimo tempo, ma poi si vide che non arrivava nessuno. Non arrivava nessuno purtroppo, perché
non c'erano, erano pochissimi i feriti, purtroppo le vittime erano tutte vittime per le quali non si poteva far nulla. E quindi anche questo viene raccontato nel libro attraverso, anche questo aspetto drammatico e tragico viene raccontato attraverso le parole di coloro che sono stati i protagonisti della vicenda. E poi si raccontano anche invece parole di speranza, ci sono anche parole di speranza, sia nel mio tomo, diciamo nel tomo che ho firmato, la mia firma, sia in quella firma di Alessandra, perché tante altre testimonianze che abbiamo raccolto sono invece visioni di futuro che appoggiano e che, diciamo così, affondano le proprie radici nella esperienza positiva dell'orgoglio e della forza d'animo che questa vicenda così drammatica e così tragica ha anche rappresentato per tutti noi. Complimenti. Possiamo solo fare tanti complimenti. Grazie. Sì, è assolutamente sì. Grazie. 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 A tutti, grazie a voi di essere venuti. Grazie. 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 Grazie.